Le partite di calcio, è cosa risaputa, si vincono e si perdono in 11. Ma quella di Avellino aveva un risvolto particolare, se non addirittura personale. Ramon Diaz, che aveva fatto tremare gli spettatori del San Paolo nella partita d'andata con l'azione che avete appena visto, oggi, dopo soli 6 minuti e mezzo, ha affondato il Napoli. Si è procurato la punizione costringendo gli avversari a bloccarlo irregolarmente e poi ha scaricato nel suo sinistro il fuoco delle polemiche che avevano accompagnato la sua permanenza tra gli azzurri ed il prestito gratuito agli irpini.